Buongiorno, allora vi faccio vedere il metodo che ho usato quest'anno sotto suggerimento di un utente Facebook che ora non mi ricordo neanche come si chiama, ma aveva detto di mettere dei tondini e poi tirare col filo. Mi sembra molto efficaci. I tondini sono un po' ballerini ma reggono, sono abbastanza profondi, buttati giù con la mazza almeno 30-40 cm. Dopodiché abbiamo legato il filo, l'abbiamo fatto passare e poi qui legheremo le piantine, qua così. Ora peggio possiamo darci un altro giro per tenerle ferme su dritti, non lo so, ora vediamo. Quest'anno abbiamo messo 500 piante di pomodori, salsa per tutti. Abbiamo messo pachino, datterini, ciliegine, Rio Grande, cuore di bue, cuore d'albenga, bistecca, forse me ne manca qualcuno, il costolutto, insomma ne abbiamo messi un bel po'. Abbiamo messo poi peperoni, melanzane. Questa parte di orto diciamo che c'è soltanto melanzane, peperoni e pomodori. Ieri ho iniziato a rincalzare un po' questa fila, stamattina finiamo un po' alla volta. Dopo andiamo a raccogliere zucchine. Ok. Ora vi faccio vedere dove li abbiamo legati di già. Ecco, questi per dire sono già stati legati. Ecco qua. Questi sono tutti i pomodori già stati legati. Adesso poi qua li rincalzeremo. Non si usano porcherie, quindi nessun diserbante, ma tutto zappa e mani. Purtroppo la schiena ne risente, ma la qualità no. Qui abbiamo tutto sfeminellato. Eccola qua, questa è da togliere. Togliamo questa e anche questa. Queste le teniamo due e le portiamo giù e le portiamo su. Ok. In mezzo ci siamo passati con la fresa una volta, dopodiché usiamo il goccia a goccia, dovrebbe resistere, proprio quest'anno l'abbiamo messo tardi, quindi a parte oggi che è una giornata nuvolosa, c'è molto molto caldo. Ok, buona giornata a tutti e al prossimo video.